Ciao ragazzi, io sono Falcone Rogi, sono qua con Elisa. Ciao. Per un nuovo video dedicato alle Airsoftware. E perché direte voi? Perché sta per uscire il DLC Inheritance, che vuol dire eredità fondamentalmente, perché è un DLC incentrato sulla figlia del ben noto pittore che abbiamo seguito nella serie delle Airsoftware principale. Io ho paurissima, come di consueto, sono accompagnato da lei questa volta perché da solo non gliela potevo fare con le Airsoftware, per cui vediamo un po' com'è questo Inheritance e speriamo bene. Diciamo che ci facciamo coraggio a vicenda, sì. Però sono contento di essere tornato sulla Airsoftware. Ho paura. Tanta. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. I bet. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Bene. Quindi? Io che dici? La malattia, non faccio in tempo. Poi eventualmente ve lo faccio sapere. Allora, comunque non è male come idea. Ah, sta tornando a casa lei. Cosa? Quindi noi siamo lei adesso. Sì. Papà, l'abbiamo già seguito. Sappiamo già di che morte è morto. Anzi, non è neanche morto. Sta ancora pitturando. Mamma mia. Io poi sto giocando adesso col mouse perché il pad ci ha lassiato. Vabbè, sto baule non se vuole aprire. Bene. Che bello essere... Allora, questa è la casa di Layers of Fear, avventura di base. Io, dopo aver finito... Dopo aver finito Room 404 da solo, non temo più nulla. È cambiato anche il tenore della stanza. Sento una musica. La porta non sa. I swear that dog doesn't shut up. How the hell did you get out? Go on, get out of here. Before I find a way to keep you in there for good. Beh, andiamo avanti a visioni. Sale. Sì, sale. Zucchero e paprika. Perché metterli vicini? Che se uno si sbaglia muore tra le dolci sofferenze. Ti metti la paprika nel caffè. Che schifo. Mamma mia. Ma anche lo zucchero nella pasta. Tanta roba. Vabbè, io casa me la ricordo più o meno. Mi sa che dobbiamo andare di là comunque. Dici per la roba? La stanza di papà. Della pittura. E basta. Qua è dove mettevamo le nostre splendidi oggetti che si trovavano in giro, che erano un dito, pezzi di pelle, il sangue. Sì. Una candela. Una candela. Allora, una cosa più schifosa. Mamma mia. Mica mi ero accorto che c'era un cavallo che faceva il voyeur. Mamma mia. Ancora. What are you doing? Put that down. You're much too old for that childish nonsense. Che devo fare? Ah, finally. Are you ready to embrace true art? Oh, the summer trees, so green and vibrant and
full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser, have some stories to tell. Ma lei perché ha le visioni? È pazza? Cioè, sembrava una persona discretamente normale da quello che diceva entrando. Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. Scusate che sposto, ma sto cercando disperatamente di farvi vedere i sottotitoli, visto che sono in bianco su bianco e piccoli così, perché altrimenti come facciamo a comprarci gli occhiali da vista tutti quanti? Stanno ultimamente i videogiochi sembra che li facciano in collaborazione con chi fa gli occhiali. Sì, lo metto giù, va bene, te incazza... Se mi ha capito. Perché vola sta... Non so se è previsto, vabbè. Ah, sì. Vabbè, ci serve qualche altro oggetto per pitturare tanto? Dio, che colpo! Sembrava tipo... Ce la siamo data sulla fronte. Sembrava tipo le scene... Non so perché mi è venuto in mente la puntata dei Simpson in cui lui sta nello spazio che vola e mangia le cose volando dentro la navicella. Mentre fa tipo la ruota. Scusate, io ogni tanto se non sparo qualche baccata non sono contento. Manda di là. Oh, ecco. Vabbè, frega. Oh. Oh, they sway in the breeze, but are omaggiando la brezza, ho letto. Just like you. Ma al padre che gli frega se noi pitturiamo bene o male? Cioè adesso va tutto bene, no? I pennelli. Oh, ecco, un po' di rosso sangue, non ce lo vogliamo mettere. Oddio! Aiuto! Che poi è tipo l'unica cosa normale che si è mai vista lei a soffrire un cane. Ah, yes, the autumn of life. L'autunno della vita. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Nel cielo si fa scuro, quindi dobbiamo cercare un colore scuro. Cambiata la stanza. Io voglio prendere quello. No, vabbè, se va. Ma io lo prendo. Ma sì, ma che me frega. No, ma perché ridi? Io ho fatto la... Ah, no. No, niente. Ah, no, no. Let's see our little hut fares. No, gliela potevo fare, gli fa tutta la divera, no, eh. Quando il cielo si fa scuro. Tocca trovare... Allora, visto il tenore del gioco, credo che il concetto sia trovare tipo pezzi di organi adesso, no? No, c'è il giallo. Which part of dark skies did you not understand? Oh, papà, cieli scuri. Oh, blu. Blu. Va bene il blu? O te incazzi pure col blu? Perché a un certo punto... No, any old house will do in times of prosperity. We need to see how it fares when misery darkens the sky. Vabbè, in pratica sta cercando di far diventare matta pure la figlia. Dice, siccome non basto io in famiglia... dei psicologi, spendiamo troppo poco. Non l'ha preso blu? No, l'aveva preso prima. Senti, non è abbastanza cubo. Più cubo. Mamma mia. Sono dietro, vero? Penso proprio di sì. Ci sta mangiando il sedere. Ah no. Vabbè. Se gli va incontro che succede? No, mi sa che muoio. Arrivederci. Salve. C'è quel
cosa devi prendere da lassù? Lo so, non ci arrivo. Ah. Quello? Mi fate arrivare a... Prendo la palla? Non ha grande senso. No. Saltare non si può saltare in questo gioco. Io non so... Non riesco a capire. Scusate, io provo a spingere la palla. Vai, vai. Bammi di palla. Sì, credo che lo scopo fosse... Mamma mia. Adesso sicuramente appena la palla cade io vedo qualcosa di terribile. Ah, è un topo! No, è nero. Stavo su un topo morto, visto l'andazzo delle cose qua. Allora. E dov'è il mio splendido quadro che stava venendo fuori una meraviglia? Dunque. Sì. Ce l'ho. Ce l'ho. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Adesso giallo, mi sa. Adesso vuoi illuminare cose. Dov'era il giallo? Ah, questo, per carità di Dio, perché sennò ci dà fuoco. Ma a me il cane non è che faccia eccessivamente paura, devo dire la verità. Penso l'abbiano fatto per le persone che hanno paura. Vabbè. Illuminiamo un po' le cose, ho preso il viola, il verde, no. Proviamo prima il viola. No! No! Ah! No matter what color it is! Verde! Vado di verde! Sta diventando il mio incubo, sta roba cromatica! You're not listening! Niente. How is some soggy grass going to help here? We need to make it warmer! Dov'è il giallo? Non trovo il giallo, non mi ricordo dov'era, ma minimamente. Io mi auguro che non sia tutto così comunque il DLC. Cioè che devo completare il quadro perché... DLC Giotto. A cane. Ah. Un po' di background non me lo potevano dare. Cioè, lei chi è? Quanti anni c'ha? Che fa nella vita? È sposata, c'ha figli? Perché è scema pure lei? Cioè, nel senso... Ecco. Credo sia quello. Ma qua ci spaventano? No. Adesso sarebbe comico se finiamo il quadro, finito il DLC. Game over, bravo, hai completato... Tanto il gioco. Ti immagini? Mamma mia, vabbè. Mi do fuoco in diretta. Pensavo fosse il cane. Right. Oh. It's getting warmer and warmer until finally marvelous, isn't it?
I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable. Eh beh, giustamente. Certo. Stiamo creando Darksiders, praticamente. È vero. His own way. I believe he meant well. Eh sì. Me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Forse questi flashback fanno parte di ricordi che lei ha. Sì, vabbè, quello è chiaro, nel senso che il padre volesse che lei diventasse brava a disegnare, quello è chiaro, ma infatti vedi, lei bambina, il padre arrabbiato, cioè, stiamo rivivendo la sua infanzia, esatto, in un certo qual modo, ma vorrei che ci fosse qualche documento per farmi capire meglio qualcosa di lei, ma non credo che ce ne daranno, sinceramente. Allora, qua niente, qua era il bagno, ci siamo già stati, questa porta non si apre, no, si apre. La cantina. This place is a mess. Niente, ogni stanza un flashback. I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. Beh, piccoli bastardi velosi, non penso ce l'abbia con la figlia. Bella persona il padre. Sì, no, questa c'è da avere un'infanzia veramente rilassante, sì, tranquilla, serena. Vabbè, piano di sopra. Vedere sta casa devastata è... La camera da letto di mamma e papà. Huh. I don't remember that being there. Manco io. I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Oh, it hurts so much. I can't take it anymore. Chi ce l'ha? C'è la madre che si lamentava. Why won't you help me? Oh, you're just like your father. You don't care about me. You probably wish I was dead. Mamma mia. Beh, anzi, è questa ancora cammina. Infatti. Sarà il giradischi quello. Something all around, something all around. Oh, un altro bel disegnino, se me lo raccoglie. La mamma. Allora, lei è chiusa nell'armadio, il papà arrabbiato e la mamma che matta. Che è matta, vabbè. Che bella casa. Quasi quasi mi viene un po' di dispiacere nel pensare che non ho avuto la stessa infanzia. Allora, qua credo che voglia dire che lei non ci doveva entrare. Tutto che bene. L'obiettivo del DLC credo sarà entrare lì dentro. Forse sarà l'ultima porta. Oh, il bambino veloso. Cazzo, l'ho visto muoversi. Allora, Harry Marvin, MD, Relationship Counselor. Marzo 3 è this time we really... Questa volta andiamo sul serio. E lui è un consulente di coppia, diciamo. Un terapista di coppia. Oh. È pure vuoto. Tutto sta suspense. Vuoto. Oh. Porca miseria. Allora, testamento e ultime volontà. Io, aggrappandomi a ciò che resta della mia sanità mentale, dichiaro queste le mie ultime volontà. Revoco tutte le versioni precedenti del mio testamento, che sono senza valore come quei gusci vuoti e inutili che si fanno chiamare i miei amici e colleghi. Al mio agente, Thomas Caldwell, desidero lasciare quella carogna infernale che infesta la mia casa, sperando che continui a morderlo e risicchiarlo finché non avrà più sangue nelle vene, proprio come ha fatto con me.
al mio editore Liam Brixon, tramando le fiamme che hanno consumato l'amore della mia vita nella speranza che lo divorino insieme alla puttana disgraziata e al bastardo strillante che chiama famiglia. Mamma mia. Ma non ha senso, vabbè. Al mio avvocato James Jerome Sadler trasmetto qualsiasi malattia abbia fatto marcire la mia mente e la mia anima, di modo che possa sentire quanto vuoto e inutile è stato per me. A tutti gli altri parassiti che salteranno fuori non lascio un bel niente, andatevene tutti al diavolo. Infine, nomino erede di tutti i miei beni terreni, non si sa. La mia amata figlia, non avranno un gran valore, ma spero che ti ispirino e che ti permettano di realizzare tutto il tuo potenziale. L'ultimo, più prezioso dono, però, non posso consegnartelo io, dovrai trovarlo da sola, credo in te e l'ho sempre fatto. Bene. Che bello, che bel testamento allegro, sì. Gioioso. Ah già, non salto. Ah. Cos'è? Ma quanti anni abbiamo? Siamo il bambino di Fallout, quello appena nato. Fallout 3. Se ci arriva col quasi, per dirla in maniera carina. Piovono libri. Sì, ma se la mia faccia è altezza piede, io come faccio? Cioè, che braccia c'ho? È la figlia di Mr. Fantastic. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here, try for yourself. Ma chi è? Il vinello? Non muori. No, that's not quite right. Vabbè, io dobbiamo suonare cose in base alle note. Che no, vabbè, non penso. Dai. Still not quite there. Bestemmioni in arrivo da parte di mamma? Whoever's pounding on that piano, quit it. Did I not make myself clear? You know what? I have an idea. Go get your crayons. No, io suono. Maledizione, suono. No, non sono più. I colori. Mi do fuoco, addio. No, non posso. Sono un nano da giardino io. Quelli che si mettono per spaventare i corvi. Allora. Quindi quadrato, cerchio. Allora, blu, viola, rosso, blu, viola, verde. Allora. Blu, viola, rosso. Blu. If you can't do it right, then don't do it at all. Posso suonare? No, non. Ma che devo fare io? Quindi? Vabbè, me ne vado, basta. Addio. Me ne vado. Non tornerò mai più. Ma è previsto che io debba fare sta cosa? Non lo so. Sto cane è un po' rotto, eh. Dove mi trovo? Siamo una micro machine. Sono Buzz Lightyear di Toy Story. Sono alto. Mo esce fuori il T-Rex. Il Bruco. Carino. Mr. Potato, ecco, siamo Mr. Potato. Ma comunque non. Cioè, nel senso, a me l'Air Sofir, la versione base, mi ha spaventato a morte. Questa. Questo non mi sta facendo.
Al di là del jumpscare facile col cane, non è che mi stia spaventando sto granché, eh. Adesso le ultime parole famose, perché morirò malissimo. Allora, alle 8 si dipinge. 8 e mezza. Alle 3 si dipinge, alle 4 e mezza si dipinge, a mezzanotte si piange, alle 10 e 20 si dorme, alle 7 e mezza ci si nasconde, alle 9 si piange e alle 2 si disegna. Mamma mia che angoscia. Dio mio. Corina.